Benvenuti in questo nuovo video, spero che la batteria tenga perché questo video durerà un pochettino, non sono sicura, ci proverò. Allora, alcuni di voi mi hanno chiesto di portare avanti il video, purtroppo ne porto solo una, se non sbaglio, mi sono un po' persa, sulle tematiche sessuali, perché avevo fatto appunto un video dove trattavo le tematiche appunto sul sesso. Ho fatto un video, sì, ho fatto un solo video sui contraccettivi, che se riesco ve lo lascerò poi in alto, in una delle due caselle, per carità. Sono riuscita finalmente appunto a riproporlo. E diciamo che l'argomento più gettonato è stato quello della prima volta. Come la prima volta, cosa fare, a quanti anni, cioè 40.000 domande sulla parola chiave era la prima volta. Allora, partiamo dalla cosa che di più mi hanno chiesto, ovvero l'età e il quando, precisamente. Allora, ovviamente io tengo a precisare che ciò che dico è dato dalla mia esperienza, dal mio modo di essere, da come, dai miei principi e quant'altro, quindi poi sta a voi decidere come procedere nella vita, nelle scelte che fate. Come qualsiasi cosa dico che ha a che fare con appunto il sesso. Ci sono comunque strutture dove ci sono persone laureate, persone che appunto sono state formate apposta per qualcosa. Se vi vergognate, fatevi piuttosto accompagnare, o piuttosto ci sono delle strutture comunque che tanto non divulgano i vostri problemi, qualsiasi cosa voi abbiate. Allora, andiamo avanti. Allora, per me, a mio parere, non esiste un'età. Nel senso, non dico che dovete farlo a 11 anni. Nemmeno dovete farla a 40, è quello che sto dicendo. Allora, però non ci sta nulla di male in persone, io parlo sia di ragazzi che di ragazze in molto molto generico, che lo fanno tardi o magari che lo fanno rispettivamente per alcune persone presto. Alla fin fine allora bisogna essere prima di tutto consapevoli di ciò che si fa, quindi per me c'è un'età in cui capirlo, quindi non so, dovete essere voi, sentirvi se magari ci sono persone che sono più mature di altre a 16 anni o a 18, 20, magari sono quelle persone che ci tengono a farlo appunto con una persona giusta, con una persona con cui magari provano dei sentimenti o comunque che hanno un legame particolare, che vogliono essere sicuri di avere un rapporto con quella persona intimo, prima di averne uno ancora più intimo. Quindi, secondo me è importante avere, almeno a mio parere, è importante farlo con la persona giusta. La prima volta dovrebbe essere comunque, non dico come nei film, una cosa speciale con le rose, poi per carità sai cosa sarà così per voi, o così lo vorrete, appunto, dovesse farlo così. Io sono dell'idea che comunque dovrebbe essere un'esperienza piacevole per entrambe le persone che l'avranno. Ovviamente soprattutto per chi lo avrà la prima volta deve essere importante più per lei, quindi se l'altra persona magari l'ha già fatto, vi pressa, questa già non è una cosa positiva, secondo me, perché dovrebbe, sì, se lo fa in maniera scherzosa ci può ancora stare, però deve spingervi, nel senso aiutarvi, comunque entrare in quest'ottica di farlo, ma non in maniera troppo, secondo me, diciamo cattiva, perché così sembra più un'imposizione che un consiglio o uno sprono positivo. Cioè, nel senso, se una persona, capisco che magari due persone che stanno insieme ci tengano ad avere un rapporto fisico e tutto, però deve essere fatto con consapevolezza, quindi anche qua è collegato anche all'anticoncezionale, dovete essere consapevoli che bisogna prendere precauzioni, che comunque non è un gioco, ma se siete ad esempio due amici o se lo fate per gioco, per scherzo, non è un gioco, non è uno scherzo. Che se decidete di farlo, il rapporto potrebbe variare, anche in maniera migliore, non è detto. Che la prima volta magari può anche non essere perfetto come l'avete immaginato, perché comunque c'è l'inesperienza, o magari potrebbe anche sorprendervi di essere comunque piacevole e bella come l'avete immaginata. Ci sono tante alternative, mi è partita la torcia. Scusatemi. È partita la torcia della batteria. No, devo caricare la mia batteria, non scaricarla. Comunque, stavo dicendo. Allora, deve essere un'esperienza, appunto. Io consiglio di appunto farlo per la persona con cui ci tenete, che avete un buon rapporto, perché comunque ho scoperto anche da non molti anni,
cioè da molto tempo, ecco, che comunque è una paura che hanno anche gli uomini, non solo le donne. Quindi se magari vi capita di avere un partner che appunto è vergine, o siete entrambi, abbiate pazienza, queste cose qua. Secondo me la cosa più importante è avere pazienza e cercare gradualmente di mettere al proprio agio l'altra persona. L'altra cosa importante, secondo me, appunto, oltre alle precauzioni e quant'altro, oltre che quelle anticoncezionali, anche quelle che prevengono le malattie, perché comunque sì, anche se si è comunque vergine, l'altra persona magari non lo è, o comunque alcune malattie non si trasmettono solo sessualmente. Quindi cercare di avere anche una buona igiene, non devo essere io a dirvelo. Scegliere di farlo in un posto comodo la prima volta è un consiglio che do a tutti. Non cercate di fare gli acrobati o cercare di imitare film che non so citare, perché comunque la prima volta può essere appunto una situazione piacevole, anche perché penso che sarà un ricordo che alcuni spero lo ricorderanno e spero se lo porteranno anche avanti, come anche come proprio un'esperienza di vita, almeno in generale. Poi comunque la prima volta per me non è solo farlo perdere la verginità, ma comunque una prima volta può anche essere cambiando partner, perché cambiando partner si cambia anche proprio tutta una propria prospettiva. Quindi la prima volta per me, almeno a mio parere, non è solo quando perdi la verginità, ma anche quando cambi il proprio ragazzo, o lo fai con un'altra persona. Ci sono alcune persone addirittura che cambiano sessualità, quindi questa è tutta un'altra storia anche diversa. Non vergognatevi appunto di se siete bisessuali o eterosessuali, oppure appunto omosessuali, non c'è niente di male, perché comunque secondo me ognuno ha i propri gusti, se ne avete addirittura di più gusti, avete anche più scelta, vedete il lato positivo in tutta la vita. Quindi anche se cambiate orientamento sessuale, quindi anche in questo caso ci sono diverse prime volte, affrontatele sempre con, appunto, parlando col partner. La cosa più importante è sempre la comunicazione. Dite al partner magari appunto le prime volte cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa vi spaventa, diteglielo. Non abbiate paura di dirgli che ancora non siete pronti, che non ve la sentite. Non la prenderà male. Cioè, l'importanza è essere sinceri con l'altra persona e dirgli il motivo del perché magari siete preoccupati, del motivo per cui magari non volete ancora farlo. E queste cose qua. Io questo vi posso dire a grandi linea, poi comunque ognuno di voi ha dei pensieri propri. Ovviamente ognuno di noi deve mettersi veramente a nudo in questo caso e rendersi comunque in un certo senso vulnerabile con altre persone, condividere comunque un momento che secondo me è appunto importante. Non è che ci sono persone che magari dopo che lo hanno fatto una volta poi lo fanno con scioltezza con tutti. Poi ci sono persone che magari non è così, però comunque secondo me la cosa importante è farlo appunto. Con consapevolezza, dovete essere comunque convinti, convinte, in entrambi i casi, essere sicuri di quello che fate. Non fatelo solo perché lo fanno anche gli altri, ovvero tutte le mie amiche l'hanno fatto, lo faccio pure io. Tutti i miei amici hanno 400.000 ragazze, non è una gara, non vincete nulla. Anzi, ci sono persone che potessero tornare, molti miei amici, soprattutto maschi, magari sarebbero tornati indietro e l'avrebbero fatto in maniera diversa la prima volta, come anche molte mie amiche. Alcune, penso. La cosa che consiglio, non fate ubriachi la prima volta, è una cosa veramente brutta, e né tanto meno magari con sconosciuti, proprio perché se capita, io non è che non giudico nessuno, sono qui per giudicarvi, però cercate appunto di farlo con la testa, non per altre ragioni o per scommessa, ne ho sentiti tutti i tipi. Quindi non fatelo perché dovete fare un favore all'altra persona, non fatelo, dovete pensare prima di tutto a voi stessi. E poi, ovviamente, se siete una coppia, alla coppia in generale, comunicazione. Io spero di essere stata esaustiva. Se non sono stata esaustiva, lasciatemi nei commenti altre domande, eccetera. Cercherò di rispondervi. O anche su Instagram, Facebook, ritrovate le informazioni del mio canale. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti.